Dopo mesi e mesi di vergogna, proteste e soprattutto immondizia, il comune di Taurianova vede finalmente la partenza della tanto agognata raccolta differenziata, appaltata all'azienda Avir per un totale di 2 milioni di euro. Dopo i primi giorni di caos, legato alla nuova modalità di separazione dei rifiuti, più precisa rispetto alla precedente, in linea con quella adottata da tempo dai comuni vicini, insieme alle difficoltà sorte da una campagna informativa non abbastanza efficiente e alle iniziali variazioni di orario del processo di raccolta, la nuova differenziata sembra infine funzionare. Vecchia la forma adottata, ovvero quella del porta a porta, ma nuove e molto più precise le regole di separazione dei rifiuti, illustrate nella guida fornita ai cittadini, insieme ai bidoni dotati di codice identificativo, in tutto 5, e rispettivamente destinati all'organico, alla carta, al vetro, al multimateriale, ovvero plastica e alluminio, e ai rifiuti indifferenziabili. Spariti, almeno per il momento, i vecchi bidoni metallici straripanti di buste e le mini discariche a cielo aperto che per mesi hanno ridotto in ginocchio il comune pianigiano. La speranza è che d'ora in poi, memori di ciò che significhi vivere letteralmente sommersi dall'immondizia, sia i cittadini che le istituzioni taurianovesi si impegnino seriamente e rispettivamente nel differenziare i rifiuti e nell'assicurare che vengano raccolti, in quanto la salute di tutti e la libertà di passeggiare per le vie del paese senza soffrire per la puzza e la sporcizia dovrebbero costituire una motivazione più che valida al mantenimento di questa pratica virtuosa, già in atto in centri come Cittanova e Polistena, è l'unica in grado di salvare il nostro territorio dall'ormai cronica emergenza rifiuti.